Bentrovati al nostro appuntamento settimanale con il sabato del convento. Quest'oggi ci soffermeremo su due eventi in particolare che abbiamo vissuto nel corso delle passate giornate. Una data, quella del 28 luglio, che è impressa indelebilmente nel cuore di tutti noi, l'arrivo a San Giovanni Rotondo di Padre Pio, che è stato vissuto attraverso una serie di eventi ed iniziative, anche dal punto di vista artistico e nello specifico, ecco, ci soffermeremo in particolare su questo, avendo in studio un ospite che saluto subito. Si tratta del maestro Nicola Cisternino. Grazie. Benvenuto tra noi. Grazie dell'invito. Ma vogliamo parlare in apertura, dando largo spazio ad un'altra bella iniziativa. C'è stata una conferenza stampa nella sede della Curia Provinciale della Provincia Religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio a Foggia, presso il convento, dove appunto è stata presentata una realtà che ci è davvero tanto cara. Actor Day, da questa iniziativa scaturirà una serie di eventi, un cartellone che vedrà l'opera presentata in diversi comuni. Allora vogliamo ascoltare quali sono stati i contributi condivisi in questa conferenza stampa, in questo servizio. Sarà un'edizione quasi esclusivamente made in Puglia, quella del nuovo tour di Actor Day, che inizierà il 18 agosto prossimo da Serra Capriola, in provincia di Foggia. La produzione è dell'Accademia Musicale Federiciana di Andria. Le coreografie sono del barese Orazio Caiti, ormai trapiantato a Parigi, dove vive e lavora. Residenti nelle province di Foggia, Batte e Bari, gli attori e ballerini sul palcoscenico. Lo ha annunciato sabato scorso Attilio Fontana, l'autore dell'opera musical dedicata alla figura di San Pio da Pietrelcina, durante una conferenza stampa che si è svolta a Foggia presso il convento dove ha sede la curia provinciale dei frati minori cappuccini. Fontana, unico non pugliese sul palcoscenico, interpreterà Padre Pio. In questo allestimento firmerà per la prima volta anche la regia. Il potere di Padre Pio era unire le persone, far incontrare persone, mi viene da dire anche per bene, che poi facevano comunità e portavano avanti dei progetti. Quindi mi piace l'idea di ricalcare con questo spettacolo questa poetica, questa idea della vita. E quindi ho incontrato Gaetano e abbiamo parlato del progetto a Sergio, Padre Francesco. Insomma, devo dire che abbiamo avuto, come dire, un'autorizzazione su un'opera, su un personaggio delicatissimo da scrivere, da trattare, perché si può avere l'idea che si va un po' a lucrare sulla figura di Padre Pio. Era quello che io non volevo che fosse. E oggi siamo qua e siamo persone, ci siamo incontrati, quindi ringrazio l'Accademia Federiciana con cui da 10 anni portiamo avanti un percorso con i giovani talenti pugliesi. Ci tengo a sottolineare questa cosa perché, e a ringraziare particolarmente Sergio perché si parla tanto di cultura. E secondo me Padre Pio è un elemento culturale, non solo religioso, della Puglia, cioè è un patrimonio che oggi va riscoperto e che può dare un valore in controtendenza con tutta questa comunicazione sul numero, sul superficiale, riportandoci a dei valori più profondi. Quindi secondo me è una battaglia culturale profondamente, perché attraverso la musica, uno spettacolo che, come dice Gaetano, rimane nel cuore, anche un po' nelle orecchie, con un linguaggio facile, fluido e immediato, riporta in vita una figura che per i giovani di oggi sa un po' di qualcosa di passato, che appartiene ai nonni, a qualcosa tra virgolette di vecchio, e invece è una figura assolutamente moderna. E quindi quest'opera riesce a parlare, ma è uno strumento culturale. Quindi io ringrazio di aver incontrato una persona che si occupa di politica. E da artisti non è facile, se non hai i santi in paradiso, poter convincere una persona a sostenerti, in questo caso la regione, perché sono sicuro che
diciamo, si investono tante cose, tanti soldi in cose che sono immediate, passeggere, l'artista che va nel momento e poi dopo 3 mesi non si conosce più. Invece a volte abbiamo trovato delle piccole difficoltà per convincere delle istituzioni, anche che lavorano nel teatro, a investire su un progetto del genere. Invece per noi è veramente una grande boccata di ossigeno poter portare questo spettacolo in Puglia, nella terra dove è nato, e con dei giovani talenti scelti proprio in Puglia. Per questo io volevo ripartire da questo DNA mediterraneo, perché l'opera è piena di tarante, di racconti che riguardano questo popolo del sud, che secondo me va esportato, come siamo riusciti ad esportare i vini buoni, tutte le eccellenze della Puglia. Secondo me Padre Pio è un'eccellenza della Puglia che attraverso quest'opera può esportare talento e far vedere che anche qui c'è un talento. Cioè, non è che dobbiamo per forza incontrare un ragazzo ad Amici per vedere che c'è il talento in Puglia. E secondo me quest'opera è un contenitore di giovani talenti di qua, e di questo sono, non essendo pugliese, ma sentendomi pugliese adottivo, sono molto orgoglioso. E quindi grazie, insomma, chiudo questa parentesi con un grazie, grazie ai comuni che ci ospitano, perché parte dell'entusiasmo è anche loro di dire: ok, accogliamo quest'opera, la doniamo alla nostra cittadinanza, e quindi noi ce la metteremo tutta per fare uno spettacolo, spero, bello come nelle altre versioni, ma questa volta un po' più pane e farina, però spero che da qui poi parta per andare lontano. Durante l'incontro con i giornalisti hanno preso la parola anche Sergio Clemente, segretario del Consiglio regionale della Puglia, Gaetano Cusenza, presidente della Commissione Consiliare Cultura di San Giovanni Rotondo, e in rappresentanza dell'Accademia Federiciana Agnese Paola Festa, direttore artistico, e Michele Lorusso, direttore di produzione. Beh, che dire, è stato già detto tutto. Anche noi, io e Michele Lorusso, come Accademia Musicale Federiciana di Andria, siamo grati a Sergio, a Gaetano, a Padre Francesco e a tutti i frati per questa immensa fiducia. È un progetto che noi, prima di tutto da amanti della musica e del bello e della cultura, seguiamo da più di 10 anni. Poi l'incontro con Attilio Fontana e Maria Grazia Fontana ci ha proprio aperto la visione su questo, sul musical, però in un linguaggio, come dice Attilio, assolutamente diverso. Come direttrice dell'Accademia Federiciana posso dare, è stato, ripeto, già detto tutto, la testimonianza del fatto che davvero quest'opera può compiere anche un'azione evangelica. Ragazzi che non conoscevano questa figura, artisti, magari concentrati su quello che è il proprio voler arrivare, diventare famosi e magari toccare temi e tematiche lontane dal proprio vissuto, questo è esattamente l'opera che capovolge questo cliché. Abbiamo avuto questa bellezza di dover riprendere quest'opera, quest'opera che noi, come ha detto un po' Agnese, da 10 anni abbiamo un po' caldeggiato, visto, ripreso, insomma, una cosa bella. E per me è importantissimo aver conosciuto queste amministrazioni. È stato bello andare nelle città. Ho insistito spesso, ci incontriamo. Ho perso mattinate perché vi assicuro che raggiungere Serra Capriola, Volturino, non è una cosa facilissima, però vi assicuro che è stato bellissimo. Non solo perché è bello conoscere le persone, ma è bello perché i luoghi, la città, vedere che la città si è mossa. Ho conosciuto a Serra Capriola l'OFS, le signore che ci ospiteranno nel convento, perché sappiate che questo convento, grazie a Padre Francesco, è riaperto per la compagnia, cioè la compagnia dormirà nel convento di Padre Pio. Quindi, insomma, ed è bellissimo questo perché lo fanno per noi in questo momento. Quindi noi saremo ospiti di Serra Capriola, ospiti veramente, insomma, dormiremo là, mangeremo là, sarà una cosa bellissima. E quindi è stato bello andare a conoscere le realtà, andare ad incontrarle, questa è la cosa bella, quindi vi ringrazio per questo perché avete aperto le porte, insomma, della vostra città come del cuore delle persone. A fare gli onori di casa è stato Fraldo Broccato, vicario provinciale dei Frati Minori Cappuccini. Voglio prendere ancora la parola, innanzitutto per sottoscrivere tutto ciò che è stato detto e che quindi ci vede ampiamente favorevoli al rilancio di quest'opera che forse troppo presto avevamo, diciamo, dimenticato, perché forse i tempi erano così, poi veniamo fuori pure da questo periodo un po' triste della pandemia e quindi penso
penso che diciamo un'opera come questa voglia rilanciare, perché no, anche questo mondo che proprio durante la pandemia, il mondo dello spettacolo, del teatro, hanno perso molto, hanno sofferto, tant'è vero che sto vedendo che anche a livello laico si riprendono concerti ed altro, c'è un fermento effettivamente eccezionale. Ma poi voglio approfittare per l'occasione, penso che quest'opera possa inserirsi bene in alcune iniziative o comunque coincidenze che accadranno, forse non lo sapete, ma per noi francescani quest'anno è l'ottavo centenario del presepio di Greccio, l'anno prossimo è l'ottavo centenario della stigmatizzazione di San Francesco, nel 2025 c'è l'anno santo e quindi ci sarà tutta una serie di iniziative ed altro che si metteranno in atto, e perché no, ciò può essere benissimo, diciamo, si può inserire benissimo nella realtà che andremo a vivere anche per l'anno santo del 2025. Infine, nel 26 c'è l'ottavo centenario della morte di San Francesco, quindi abbiamo una serie di eventi francescani che vanno a intersecarsi anche con il giubileo di tutta la Chiesa, e quindi sono occasioni dove uno spettacolo come questo penso possa lasciare effettivamente un ricordo, una scia e un insegnamento. Tra l'altro noi frati siamo anche, come dire, stati segnati già da eventi del genere, anche perché, non so se ricordate, l'ottavo centenario della nascita di San Francesco ci fu Forza Venite Gente, che fu uno spettacolo che ebbe una risonanza non indifferente per l'occasione, e quindi anche questo. Personalmente credo di interpretare anche i sentimenti del provinciale e degli altri frati. Un'opera come questa si inserisce in un contesto di linguaggio, diciamo, particolare per i giovani, e quindi rilanciare, perché no, anche a livello dei giovani questo interessamento in ragione della fede, in ragione della religiosità e in ragione anche di queste figure, come San Francesco, come Padre Pio, come altri santi, è stato citato Padre Matteo che è sepolto a Serra Capriola, che effettivamente possono essere dei punti di riferimento in un momento storico dove credo che ci sia da recuperare appunto spiritualità, interiorità, e per dare ai giovani dei contenuti e non magari esclusivamente cose un po' superficiali. Da tutti gli interventi è emersa una unanime convinzione che la formula stilistica del musical, con lo stile moderno garantito dal duo autorale Attilio e Maria Grazia Fontana, rappresenta un efficace veicolo per porgere alle nuove generazioni non solo l'esempio di vita di uno dei santi più invocati dai fedeli cattolici, ma anche i valori evangelici che coincidono con quelli laici su cui si basano le società democratiche e civili. Il 28 luglio del 1916, dunque 107 anni fa, Padre Pio arrivava da Foggia a San Giovanni Rotondo. Doveva essere una sede temporanea, ma vi restò per ben 52 anni, fino alla sua morte, avvenuta il 23 settembre del 1968. Ogni anno, per rivivere questo importante momento, la comunità cittadina di San Giovanni Rotondo si riunisce in un grande momento di preghiera, che quest'anno ha visto tra l'altro anche delle realtà che si ricollegano al mondo dell'arte. All'interno appunto delle iniziative c'è stata una mostra fotografica che è stata inaugurata presso il comune di San Giovanni Rotondo. Il maestro Elia Stelluto, storico fotografo di Padre Pio, ha raccolto una serie di scatti che ricordano i momenti fondamentali e storici del rapporto fra Padre Pio e la comunità di San Giovanni Rotondo, nel ricordo di Francesco Morcaldi e di altri autorevoli sindaci della nostra città. Ma oltre a questo c'è stato un altro momento legato sicuramente all'arte, e ci piace poter sottolineare alcuni degli aspetti appunto importanti di questa iniziativa. Il maestro Nicola Cisternino, compositore e musicista
musicista, tra l'altro è docente all'Accademia di Belle Arti di Venezia, ha dato la possibilità, ecco, di condividere alcune opere segno iconiche del ciclo Le Visioni, dedicate appunto alla Santo di Pietrelcina. Innanzitutto, cos'è questo ciclo segno iconico? Ecco, cosa significa? Beh, è un lavoro su, diciamo, sull'immagine di Padre Pio. In questo caso, assieme ad altri camminantes, però Padre Pio naturalmente è una corsia speciale, fra cui appunto Franco Battiato, grandi compositori sulla cui immagine sto lavorando, ed è un'elaborazione di un'immagine in un tempo nuovo, perché certamente l'immagine di Padre Pio è legata a un tempo storico, grazie alla fotografia, e quindi importante l'evento di Elia Stelluto delle fotografie. Abbiamo la possibilità di, naturalmente Padre Pio è una delle figure più, non solo più fotografate, ma iconicamente più presenti nell'immaginario collettivo, perché è interculturale, intergenerazionale, è intersociale in un certo senso. Quindi è un'immagine iconica importante, che storicamente appartiene alla fotografia, perché nel tempo fotografico appunto l'immagine è fissata in un preciso momento, un preciso scatto di tempo, ed ha tutta una storia, un contesto in cui molto spesso proprio Elia Stelluto può raccontare, quindi l'elemento storico. E questo è un Padre Pio che appartiene alla storia. Il Padre Pio santo è la figura mistica, e quindi ecco, in questo senso i miei lavori hanno una prevalenza alla dimensione mistica, che è quella di essere un'immagine che mantiene, contiene la sua umanità, fino al punto che per certi aspetti io tendo a tenerlo invischiato, cioè è un'immagine che per certi aspetti può apparire anche sporca, perché è toccata di umanità, e quindi io credo che ci sia un gran bisogno proprio di lavoro sull'immagine, su una, chiamiamola, nuova immagine, una rigenerazione dell'immagine di Padre Pio, perché certamente il messaggio di Padre Pio è veicolato attraverso la sua immagine, attraverso i suoi occhi, il suo sguardo, le sue mani, e quindi una serie di dettagli che lo mantengono molto umano e molto universale. In questo senso è una dimensione iconica, perché vogliono essere dei lavori che, oltre che essere guardati, soprattutto vogliono riporre lo sguardo. E allora la collocazione e la donazione che io ho fatto al comune di San Giovanni, a tutti i cittadini di San Giovanni Rotondo, è una donazione, è un'operazione artistica, perché ci sono due immagini segno iconiche che sono collocate nella sala consiliare, quindi nella sala del bene comune, delle decisioni del bene comune, dalla parte del pubblico, perché in realtà nel Consiglio Comunale di San Giovanni Rotondo Padre Pio e tutti i consiglieri ce l'avevano sempre alle spalle, di fronte a loro non l'avevano, adesso ce l'hanno di fronte, è come se fosse in mezzo al pubblico sostanzialmente, perché poi ha grandezza quasi naturale il volto. Gli stessi due lavori, le stesse due opere rielaborate vanno nel convento, oggi le porteremo proprio nel convento e saranno collocate nel convento, e poi c'è una serie, i quattro lavori in una tiratura grafica rielaborata, che il comune donerà all'ospedale per collocarli nelle corsie. Sono 50, vanno collocate nelle corsie, e quindi per porre lo sguardo sui sofferenti, sui malati, è una protezione, insomma, ecco. Il linguaggio dell'arte per parlare alle persone, le persone uomini sofferenti, e soprattutto a coloro i quali si occupano del bene comune. Ecco, in questo contesto, perché proprio il titolo Le Visioni? Le Visioni perché è un'immagine che naturalmente ha i piedi nella realtà, nella storia, ma soprattutto è una visione che è dentro di noi. L'immagine è qualcosa che noi guardiamo all'esterno, ma appunto nel guardarci e nel rifletterci continuamente, soprattutto quando ha una valenza spirituale naturalmente, è un'immagine che soprattutto si fissa a livello di immagini interiori. Quindi diventa molto interessante come esperienza, questo nel caso di Padre Pio, di tutte le immagini, nel caso però di Padre Pio, che è già
appunto un'immagine iconica molto presente nella cultura dell'immagine contemporanea, grazie alla sua presenza anche fotografica, ma è ad occhi chiusi, cioè l'immagine, se resta presente, impressa nella nostra mente anche quando chiudiamo gli occhi, la portiamo con noi, in questo senso è sempre guardata. E quindi l'esperienza dell'immagine è il messaggio stesso. In questo senso non sono dei quadri, sono delle visioni. Sono delle visioni perché collegano ciò che è fuori con ciò che è dentro. Abbiamo parlato di ciò che da queste opere può raggiungere, ecco, la persona che le vede, ma l'artista, nel momento in cui si approccia, ecco, alla realizzazione di queste opere, poi con un soggetto come Padre Pio, instaura un dialogo. Quale messaggio può essere arrivato, se lei è arrivato durante appunto la realizzazione di queste opere? Caspita, che messaggi, messaggi fortissimi, cioè infatti per certi aspetti davvero, ma non vuole essere, io credo che sia molto difficile mettere le mani su un'immagine avendo consapevolezza di quello che si fa, che non è solo un'operazione artistica. Io ho questa consapevolezza venendo anche dalla musica, dal suono soprattutto, e anche dagli studi naturalmente che mi hanno permesso di approfondire, oltre al fatto di aver vissuto, anche se da bambino, l'esperienza con Padre Pio. Io ho avuto un rapporto fino a 10 anni, comunque l'ho visto, l'ho conosciuto in ospedale, ho assistito a una scena bellissima del... ero ricoverato in ospedale, avrò avuto 5 anni, di una messa di Padre Pio, cioè avevano impedito a 2 ragazzini, perché non c'era ancora il reparto di pediatria, e eravamo nella prima stanza di chirurgia e ci avevano impedito di uscire. La suora è venuta: domani voi non vi muovete dalla stanza, eccetera. Noi naturalmente da ragazzini siamo sgusciati fuori, ed era pieno l'atrio con questo frate che alzava il calice, cioè una visione che, ecco, a proposito di visione, una visione che rimane scolpita proprio nei nostri neuroni specchio, insomma. Quindi lavorando con l'immagine, intanto avere quasi il dono di poterlo fare, perché non si possono toccare tutte le immagini. E in questo caso devo dire la naturalezza, e questo grazie anche al particolare, al dettaglio fotografico, ecco, ad esempio questa è l'ultima benedizione di Padre Pio, in cui il guando copre un occhio e il crocifisso si curva verso di lui, c'è questa congiunzione proprio col Cristo, e sì, trasforma molto, e devo dire che in un certo senso un po' si creano, si autogenerano con una naturalezza impressionante, che sorprendono anche me tecnicamente. È qualcosa di... Ecco, parliamo proprio della tecnica, magari per i non addetti ai lavori potrebbe sembrare una nozione secondaria, ma credo sia fondamentale anche nello stesso sguardo, ecco, di chi non ha profonda conoscenza di questo. Quale tecnica, ecco, è stata utilizzata per questi disegni? La tecnica è una tecnica di rielaborazione, in parte a collage, ma in parte anche a rielaborazione proprio da un dettaglio fotografico. Qui per esempio il dettaglio della penna, che ha una precisa storia. Questa è, c'è uno scritto di Giovanni Siena, importante figura molto vicina a Padre Pio, che in un momento di grande crisi, e prima di diventare scrittore e giornalista, Padre Pio gli toglie, questo è il racconto fatto proprio dai figli, da Giulio Siena, da Alberto, quando a un certo punto Padre Pio gli toglie la penna dal taschino e dice: bene, adesso falla lavorare. Cioè questo messaggio continuo che si fa tecnica di attraverso una rielaborazione poi con il colore, con gli oli, che sono tutti a mano però, perché io lavoro solo con le mani sull'immagine, e quindi è tutto un lavoro di sfumatura e di invischiamento, come dicevo, cioè di riportare, piuttosto che il lavoro contrario di pulire l'immagine, renderla neutra, portarla su un altro piano, di riimmergerla nell'umanità. Cioè, il messaggio di Padre Pio è un messaggio universale, è un messaggio interreligioso, un messaggio che parla a tutti gli strati sociali. In questo senso, certamente, l'immagine di Padre Pio è fra le pochissime, dopo la Gioconda, fra le immagini più presenti nel nostro immaginario visuale. Perché se chiudiamo gli occhi, oltre al fatto che Padre Pio esce da tutte le parti, non si vede un qualsiasi servizio del telegiornale, il camion, l'immagine, al di là del fatto della riproduzione, che noi molto spesso lo vediamo come solo un fatto meccanico, ma in realtà quell'immagine, torniamo sempre al fatto del valore iconico, che è una porta, quindi sei tu che la stai guardando, ma perché ti sta guardando in quel momento.
Ecco maestro, noi ci fermiamo per qualche istante perché ci sarebbe davvero tanto ancora da dire e cercheremo di essere esaustivi in questo. Ci fermiamo per una breve pausa e poi torneremo insieme. Grazie. E torniamo in quest'ultima parte del nostro programma con il maestro Nicola Cisternino per parlare di questa sua opera, di queste opere che ha donato al comune, alla comunità di San Giovanni Rotondo, ecco, per essere più precisi, e che raffigurano un Padre Pio davvero dai tratti intensi. Ecco, ci vogliamo soffermare allora in quest'ultima parte del nostro approfondimento su alcuni particolari. Qui credo che siano evidenti a tutti gli occhi, lo sguardo di Padre Pio, che per tanti è stato fonte d'amore e di accoglienza, per tanti anche di rimprovero, ma quel rimprovero che scuoteva a fin di bene. Sì, questi occhi, questo è uno dei primi lavori, tra l'altro, e gli occhi di Padre Pio leggendo Giacinto Scelsi, un compositore importante che ha anche avuto un rapporto intenso con Padre Pio in una fase della sua vita e che io ho scoperto e su cui ho lavorato, ho pubblicato un libro e sto pubblicando sto continuando a pubblicare, un rapporto mistico molto intenso. Lui ha scritto delle pagine straordinarie, una pagina straordinaria su questi occhi, fino al punto che dice che Padre Pio, nel momento in cui chiudeva gli occhi, lui vedeva gli occhi che brillavano ancora, che emanavano luce. La potenza dello sguardo e l'energia dello sguardo, questa credo che rappresenti tutto il mio lavoro di tipo iconico, cioè veramente l'occhio non è solo una finestra, è un portone spalancato sulla coscienza e gli occhi parlano, lo sguardo ha una valenza curva perché è uno sguardo che vuole dirti tutto, cioè ti vuole accogliere ma al tempo stesso ti vuole richiamare. Ecco qui la potenza, per esempio, di collocarlo nei luoghi di decisione, nel luogo di bene comune dove Padre Pio c'è stato, che non è solo un monumento, ma dove c'è la storia di tutti i nostri, cioè la storia è un palazzo del Cinquecento, il comune rifatto, tutto quello, ma dove c'è anche storia tragica, questi occhi che guardano gli umani che decidono della cosa comune. E come possiamo immaginare uno spazio di rielaborazione, di conflitti, di tutto quello. Ma l'idealità, il fatto che a un certo punto lo sguardo ultimo deve essere posto sugli occhi, cioè siamo sempre con gli occhi aperti a guardare, ma siamo sempre nella condizione di essere guardati. L'altro Padre Pio è un Padre Pio più serafico e abbraccia concerti in un raro momento di riposo. Quindi tutti e due sono concentrati però verso il centro, cioè guardano, le disse proprio il consiglio. Quindi mi auguro, tra l'altro la collocazione è avvenuta per puro caso, perché è stata un'intuizione del segretario comunale a San Giovanni, che a un certo punto ha visto il lavoro pubblico e ha detto ma ci vorrebbero nella sala dei consigliari, ci vorrebbe Padre Pio, perché ogni tanto naturalmente credo che in un certo senso forse potrebbe anche intervenire e trasformare, in questo senso è anche un'azione artistica, cioè se un'opera tocca e riesce a trasformare anche il contesto, il modo di guardarlo, ma anche il rapportarsi con l'immagine, esce dal quadro, non è più un quadro, è un'immagine. In questo caso l'immagine torna ad essere potente, umana, universale, che parla tutte le lingue, come Padre Pio quando confessava non aveva bisogno di conoscere tutte le lingue. E questo credo che sia una dimensione nuova dell'immagine. Ripeto, partendo dalla storia, dal dato fotografico, ma non volerlo riprodurre, uscire dalla cartolina, perché il problema dell'immagine di Padre Pio, che a distanza di diversi anni, soprattutto dalla sua morte, dalla sua santificazione, noi ci troviamo di fronte al fatto che la cartolina è stata completamente consumata, fino al punto che essere stata anche una sorta di assuefazione all'immagine. Assolutamente. Nel momento in cui l'immagine viene svuotata del suo senso, diventa una che anche quando c'è noi non la guardiamo più, anche se abbiamo la sensazione di vederla. Un conto è vederla, un conto è guardarla. E allora un nuovo segno che possa rimettere in circolo
anche semplicemente con la curiosità, perché c'è qualcosa di nuovo. Ah, dice, guarda, Padre Pio in una posizione, in una postura, ma guarda questo colore. Questo significa già che io guardo quella porta. Quindi bisogna riaprire lo sguardo. E questo è un discorso anche che va molto oltre l'immagine. Tutto sul fenomeno, Padre Pio, che non è un fenomeno, ma è un essere umano. È sempre un essere umano. Un'altra domanda che potrebbe, ecco, scaturire da parte di chi non è così addentro alle questioni artistiche, ma che sicuramente incuriosisce. Ci può essere stata qualche difficoltà su un'opera in particolare, realizzata a dei momenti di indecisione sul tratto, ecco, utilizzato? Oppure ci sono delle opere alle quali è particolarmente legato dopo la loro realizzazione? No, sono tante immagini riflesse a specchio, perché il soggetto sono sempre gli occhi e le mani. Padre Pio è sempre unico, in questo senso è una rivelazione, cioè non è tanto un lavoro artigianale, è veramente un lavoro di intuizione. Quando io vedo un'immagine e guardo un dettaglio che mi appartiene, che mi cattura, immediatamente cerco di lavorarci su. È tempo di elaborazione, asciugatura, i tempi tecnici, diciamo, della materia, raggiunge, è quasi come se si formasse un po' da sé. In questo senso è una dimensione molto organica, quasi come la natura, cioè è come se a un certo punto quell'immagine interiore, perché questa poi la sostanza, cioè che prima di portarla fuori l'immagine bisogna elaborare come il concetto, il pensiero, cioè per potergli dare forma in forma di un logos, che è una concatenazione, che è un filo di un discorso, bisogna immaginarlo, bisogna pensarlo e bisogna costruirlo. In questo senso sono opere che vanno molto con l'intuizione, appunto. E ecco perché li caratterizzo come una dimensione molto mistica, nel senso proprio di mistum, che tiene insieme le luci e le ombre, le sfumature, quello sguardo. Per esempio, a proposito del riferimento, quel lavoro dell'ultima benedizione con la croce che si piega, quella piegatura è stata forte, perché quando l'ho realizzata ha sorpreso me stesso. Perché la centratura della croce che noi abbiamo sempre nel disegnare lo spazio, in quel caso si curva proprio in maniera quantistica, si potrebbe dire. E quello avveniva spiritualmente, cioè spiritualmente, realmente Padre Pio con l'Eucaristia entrava stava sul Golgota, stava nella croce. Non è che la croce stava di là, lui stava di qua. In conclusione, una domanda che riguarda appunto l'ispirazione che guida la mano dell'artista nella realizzazione delle sue opere. Un'ispirazione che entra nel mistico. Ecco, si è sentito in un certo senso guidare la mano in alcuni momenti? Sì, faccio un po' fatica, nel senso che è una cosa così grande, è un qualcosa di così grande, che l'immagine lavora, si fa da sé. Si realizza da sé. Bisogna diventare veicolo, farsi veicolo. In questo senso è mistico, e in questo senso l'immagine può trasformare. Effettivamente adesso sono arrivato quasi a una quarantina di soggetti, cioè una quarantina di espressioni di Padre Pio, anche con altri, poi con altri personaggi importanti nella sua vita. Però accade questo, cioè sento che accade sempre di più, tra l'altro. E devo dire che non ho mai escluso un lavoro, cioè tutti i lavori che li ho iniziati sono andati a termine, e soprattutto mi soddisfano, mi piacciono, perché poi questo è, cioè l'artista nel mio caso si distacca dal lavoro, ma nel senso che lo rende partecipe all'umanità, ma ne fai sempre parte, è sempre tuo, in questo senso un po' come un figlio effettivamente, creativamente. Una possibilità, ecco, di approfondimento che è a disposizione nell'aula consiliare, chiunque volesse, ecco, ammirare queste opere del maestro Nicola Cisternino può fare riferimento alla sede municipale. Mentre in conclusione del nostro programma, per ricordare anche, diciamo, in una sorta di agenda speciale in questa puntata del sabato del convento di questa settimana, vogliamo ricordare che, a proposito invece delle fotografie del maestro Stelluto, queste saranno in mostra sempre nel comune di San Giovanni Rotondo fino al 12 agosto, una data...
scusami Nicola, fino al 28 di agosto è fino stata al 28 agosto, perfetto. C'è la celebrazione del 12, ma poi prosegue fino al 28. Una data, quella del 12, che è sicuramente fondamentale, questo ci piace ricordarlo proprio in prossimità anche delle settimane, dei giorni che andremo a vivere, perché non a caso appunto nel 1923 si consumò un vero e proprio patto tra la comunità di San Giovanni Rotondo e Padre Pio con questo suo desiderio. Ecco, vediamo proprio qui la pronta risposta da parte della nostra regia. Ecco il desiderio di Padre Pio di essere sepolto in un tranquillo cantuccio di questa città. Anche in questo senso, ecco, possiamo dire che non tutto viene veramente a caso, sono date fondamentali che dovremmo cercare di recuperare quanto più possibile noi stessi per darne testimonianza, è vero maestro? Sì, assolutamente sì, e trasmetterlo soprattutto ai giovani, alle giovani generazioni di questo luogo, perché è in questo luogo che tutto è avvenuto e non è un qualcosa che rimane nell'ambito locale, naturalmente, perché tutto ciò che riguarda Padre Pio poi sappiamo, ma questo avveniva nel 1923 quando Padre Pio era nel pieno della sua, tra virgolette, accettazione mistica, insomma, che non era facile, come sappiamo, accettare i doni che gli erano arrivati. Maestro, grazie davvero di cuore per questa possibilità di approfondimento. Io ringrazio i nostri amici telespettatori e vi do l'appuntamento per ulteriori momenti da dedicare innanzitutto alla grande eredità spirituale lasciataci da San Pio da Pietrelcina. Grazie, alla prossima.